tanti anni del festival da Sodoma a Hollywood, il direttore del festival Giovanni Migliardo. Avresti mai pensato di avere il tuo festival come c'è stato quest'anno Claudia Cardinale, James Ivory, nomi internazionali, nomi che tutto il mondo ci dice? I sogni ce l'avevo tutti. Io ho sempre sognato di avere quei nomi, di avere Berta, io sai, vediamo, vuol dire che meglio, gentile, che sono proprio difficili. Poi c'è la fortuna e c'è anche l'amore per il cinema. E adesso chiamiamo un amico che ha a sua volta un amico, il presidente di Arcicchi Torino, Giovanni Caponnetto, che porta qui sul palco con sé un regista italiano molto bravo, Fausto Brizzi. È una storia che tratta di, in questo caso, di una lesbica nel film interpretata da Chiara Francini. Spero non faccia la finalista. Assolutamente no. È come un altro luogo. Fa assolutamente la studentessa. A volte si dice. Che convive tranquillamente con dei ragazzi, tra cui un ragazzo eterosessuale, e i due si trovano a contendersi l'amore di un'altra ragazza sessualmente confusa. Quando la produzione ci ha chiesto di girare insieme a loro la scena del Pride, dei suggerimenti, ci è sembrata un'occasione importantissima sicuramente per la grande visibilità per la comunità LGBT torinese nella sua interezza, ma soprattutto perché è un'occasione, ovvero di far vedere sul grande schermo quindi a tantissime persone che hanno dei pregiudizi e degli stereotipi su che cos'è un gay pride, che cos'è un vero gay pride, soprattutto nella situazione in cui lo intendiamo qui a Torino, quindi ancora diverso rispetto a quelli italiani, un pride di cui veramente un pride di tutta la città. Iniziamo subito con i premi. Il primo premio del pubblico per il miglior cortometraggio va a... E dedico questo premio al pubblico perché in qualche modo se l'è meritato. Benissimo, facciamo il premio a Silvio Moreno, grazie. Adesso invece il premio del pubblico per il miglior documentario va a... Di Crocetta! I'd like to thank the festival, also all the staff of the festival and everyone who voted for us. Thank you. Allora, passiamo adesso al premio del pubblico per il miglior film. Il miglior film scelto dal pubblico è... Allora, tu adesso ci dirai, prima vediamo la clip e poi... attraverso la clip capiremo chi dà il premio della giuria per il miglior cortometraggio. Prego. Senza rivista. Uno a cui andrà un miglior documentario vince un premio di 2.500 euro e il vincitore è... Andiamo insieme. Casualmente, bueno, nos encontramos con José. Fue importante la presentación de José. Della giuria, vediamoci la clip e poi vediamo il titolo del film, appunto. Vediamo un po' il premio speciale della giuria, chi va? Premio a 4 di Lella e 5 di Tutto. This is actually the first award for a film, so I'm very... The first award, questo è il primo premio che riceve per il film, quindi speriamo di porti fortuna. Il premio per il miglior film del valore di 5.000 euro, che insomma non sono noccioline, vediamo a chi va. Argentina! Signore e signori, fatti provo! Un pezzo che amo molto, penso che voi conosciate tutti, ed è Col tempo di Leo Ferrari. Col tempo tutto se va, l'altro che adorami, che c'era finito lì, altro che indovinavi, non batter di ciglia, e tra le frasi e le righe in fondo tinta, di promesse per uscire
a ballare.